Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Siamo sempre di corsa qui a Milano News, perché insomma cerchiamo sempre di essere in diretta con voi. Sono le 12.36 minuti in questo istante. Benvenuti a una nuova puntata di Good Morning Milano. Oggi è martedì, Focus Periferie in compagnia di Walter Cherubini. Buongiorno Walter. Buongiorno, ben ritrovati. Oggi che è l'83esima trasmissione di Focus Periferie. 83esima puntata e... insomma, oggi siamo sui temi caldi della nostra città, un tema d'attualità, e infatti ci è arrivato un ospite di riguardo. Sì, oggi abbiamo Giuliana Filippazzi, che è presidente dell'associazione Gruppo Verde San Siro. Buongiorno Giuliana, allora buongiorno. È bello essere qui tra i vicini di casa oggi, certo. Insomma, quest'oggi stiamo in casa e raccontiamo però insomma l'associazione Gruppo Verde San Siro. Storica, quanti anni è che sì. C'è ormai? È dal 1985, wow. Siamo state la prima associazione, diciamo, ambientalista a Milano, e come tale abbiamo dato molto fastidio al consiglio municipale, al sindaco, perché abbiamo avviato delle azioni che loro non si aspettavano, delle iniziative dei cittadini. Però insomma i risultati sono arrivati, i risultati sì. Funzionano e... però non vi lasciano mai in pace, perché a un certo punto sembrava tutto a posto e invece si ritorna a parlare ancora. Infatti, una volta degli stadi di San Siro. Infatti, è un argomento molto pesante, perché effettivamente la cosa più pesante che vediamo è un edificio piazzato dall'altra parte della strada dove abitiamo, in via Tesio, e poi tutto un incubo di movida e di vita portata in una cosiddetta landa desolata, per citare Scaroni, che non è affatto landa desolata. Se noi vogliamo andare in mezzo al movimento, prendiamo la metropolitana, andiamo poco lontano. Se vogliamo stare tranquilli, stiamo tranquilli, lì ci siamo. Beh, in quella brutta uscita di Scaroni c'è tutta la non conoscenza proprio di quello che è... Totale ignoranza, totale ignoranza. Si può dire veramente su quello che è questo tipo di quartiere, che certo. È finalmente diverso da altri quartieri, ci può fare, sì. non stiamo parlando di Nolo, non stiamo parlando del Gattosoglio, non stiamo parlando certo. Di, come tanti quartieri alle sue peculiarità, quello di San Siro soprattutto, poi anche lì insomma... spesso e volentieri accomunato dal nome San Siro, comuniamo zone molto diverse tra di loro. Ah, e come? Sì, perché sì. Quando infatti. Si parla di San Siro, Walter, spesso e volentieri noi parliamo di San Siro e parliamo San di Siro di Nunte, il quadrilatero Aler, certo. Che nulla a che spartire, ma geograficamente, culturalmente, umanamente, certo. Logisticamente, nulla con via Tesio, via Ara, via Novara, c'è anche tutt'altro. Lo stesso Quarto Cagnino, spesso e volentieri si arriva a definire San Siro anche quello, insomma, che invece certo. È un po' più distante, ha una identità di borgo, quindi ha completamente problematiche diverse. Diverse, sì, ma molto interessanti comunque, certo. Fotografia perfetta, Walter, del fatto che forse prima di tutto a scuola di periferia dovrebbero venirci più persone, perché insomma qua continuano ad esserci troppi ignoranti sul tema delle periferie, e forse in realtà più in generale proprio sul tema di cosa sono i quartieri e le periferie di Milano. Diciamo in questa cosa, noi possiamo dire, ma lo stadio è un tema periferico? Ad esempio. Perché innanzitutto, perché altrimenti facciamo entrare tutto nel termine periferia. Allora noi abbiamo un precedente, in particolare nel 2016, in un percorso che si chiamava Processiamo Milano al negozio civico Chiama Milano di Via Laghetto, facciamo una serie di incontri con tutta una serie di ricercatori, docenti universitari, sempre nell'ottica scuola di periferie, di capire questa vicenda delle periferie. Processiamo Milano appunto non era processiamo a livello di palazzo di giustizia, ma come si muovono i processi organizzativi, amministrativi e anche sociali all'interno della nostra città. E molto spesso sul tema del cambiamento riguardano zone periferiche, perché è difficile andare a cambiare Piazza del Duomo, possiamo rifare più volte la pavimentazione, ma poi all'incirca rimane lì, anche se qualcuno Coso cerca. Coso Sempione la stanno rifacendo per l'ennesima, milionesima volta, quindi insomma... ecco. Allora, su questo facciamo un incontro con Simone Tosi, che tra l'altro ha anche editato recentemente un libro, Cultura Stadi, dove appunto un ricercatore universitario, e dove andammo a riflettere sugli stadi
e quali erano gli interessi, le motivazioni che generavano anche questa campagna sui nuovi stadi. C'è un tema dei nuovi stadi, come, dove allocarli, perché farli, quali sono le logiche, perché appunto la logica dello stadio non è quella che noi siamo abituati a vedere. Soprattutto dei nuovi investitori, appunto investitori che non sono più i presidenti da Moratti senior a Moratti junior, che venivano e prendevano una squadra e la volevano far vincere. Molto spesso sono fondi di investimento che, come ogni fondo di investimento, ha degli azionisti, degli investitori che non fanno beneficenza, ma vengono lì per avere un introito. Ma questo qui è legittimo. Bisogna allora vedere però se tutte queste posizioni legittime sono adeguate allo sviluppo della città, contribuiscono alla città, oppure non utilizzano parti della città per motivazioni che sono proprie, rispettabilissime, personali, però bisogna esattamente vedere se questo corrisponde. Allora, chi è che vede se questo corrisponde o non corrisponde? Chi ha o dovrebbe avere lo scenario di tutta la città, che è quello che è della politica. La politica, che è quella istituzionale, ma cioè è del sostantivo politica, sì, politica, sì, che possiamo fare tutti noi, e fa sicuramente il sindaco e quant'altro. Ecco. Allora, questo è il tema, per cui poi troviamo anche delle scivolate, ma noi approcciamo anche questo tema nella logica periferica, perché appunto ci fu il tema di mettere lo stadio nella fiera, nella, sì, vecchia fiera. Il Portello, no? Zona Portello. Esattamente, e uscì con una dichiarazione Bruno Pizzu, il giornalista, commentatore sportivo, dove disse: lo stadio bisogna farlo in periferia. Ecco. No. E allora la periferia che cos'è? Il ricettacolo di tutte le cose che non vanno bene da altre parti. Ecco, da lì la nostra attenzione. Quindi, se lo stadio è un unicum per certi aspetti, ma c'è un modo di vedere le cose, di interpretare la periferia e quindi anche di utilizzare la periferia, che non è adeguato alla periferia e a chi ci vive. Giuliana, voi con il Gruppo Verde appunto state seguendo molto da vicino la vicenda, tra parentesi, sì, pochi giorni fa, proprio il Municipio 7, sì, si è riusciti finalmente ad avere le due parti, il Milan e Inter, e capirne, sì, forse un po' di più. In realtà appunto ne avete capito di più, ne avete capito di meno, come siamo messe? Ma noi abbiamo capito parecchio, che sospettavamo, e ci auguriamo che le due società, chiamiamo, abbiano capito che noi non siamo proprio tonti da estrema periferia, ma vediamo un momentino, abbiamo indagato un pochino, e soprattutto una cosa che riteniamo tutti quanti decisamente negativa è che questo il progetto sia stato imposto, tra virgolette, dalle squadre. Hanno detto: noi vogliamo fare questo e questo, non sono loro i padroni di Milano. I padroni di Milano sono i milanesi, che pagano oltretutto lo stipendio al sindaco e ai consiglieri, quindi come possono questi qui sognare di venire? Vogliamo metterlo lì in un modo orrendo, oltretutto perché è di fronte a case di abitazione, devasta tutta un'area che è già stata sistemata bene, che quindi verrebbe ricoperta di cemento, quando poi il sindaco, a parte il fatto che dice risparmio di suolo, verde, tutto quanto, è assolutamente incoerente una cosa di questo genere. E soprattutto, se posso, è assurdo che venga imposto ai consiglieri comunali di votare, di dare un giudizio tra i due. Quindi non c'è neanche la scelta di un terzo o quarto progetto. Hanno deciso che quelli lì sono i due progetti che loro vogliono fare, e i consiglieri comunali non hanno neanche avuto la possibilità di vedere tutto il progetto. No, tutto, perché sappiamo che appunto i progetti ufficiali non sono costi fatti vedere, sono c'è top solo secret. un'idea di massima, che ci sta se tu ti vuoi costruire la tua sede della tua azienda da qualche parte, ma non ci sta, sì, se la fai costruire sul suolo pubblico. Ricordiamo, tra parentesi, su un suolo che non è di proprietà di Milan Inter, no, ma un suolo comunale. Certo. Io devo dire che come direttore di Milano News ovviamente cerco di essere equidistante dalle, sì, parti, però una cosa sicuramente è abbastanza sconvolgente il fatto che appunto siano due società private a decidere cosa e dove mettere una struttura, anche se fosse semplicemente una casupola, mi verrebbe da dire, non è così che si fa, ma soprattutto
l'idea che la politica si stia facendo ancora un attimino da parte rispetto appunto agli interessi finanziari legittimi, mi viene da dire, di chi giustamente fa questo di mestiere. Però Walter, io un'altra cosa che non riesco a concepire in questa storia dello stadio San Siro è che venga considerato lo stadio San Siro come un buco da riempire nel vuoto, che in realtà non è così, perché sappiamo come in realtà è anche interconnesso con tantissime altre realtà che ci sono proprio su questo territorio. Potremmo fare un fil rouge partendo dalla tangenziale, uscita tangenziale ovest, c'è il famoso parking di Trenno, messo tra parentesi a Figino, che quindi già quello non si capisce, si arriva giù fino a San Siro, poi potremmo girare, andare verso Bisceglie e a trovarci un ospedale che non sappiamo se ci sarà ancora o no, anzi ci mettono uno stadio, vi mettono uno stadio e vi tolgono l'ospedale, magari, ad esempio, magari. Fanno questo, vi mettono uno stadio e vi tolgono l'ospedale invece, no? Appunto, sì. E la piazza d'armi, che è un grande vuoto da riempire e dove sappiamo che alcuni interessi già si sono mossi. Ma cioè, sembra manchi proprio una regia comunque. Il problema è questo, cioè esattamente se come è organizzata l'amministrazione comunale, ma non oggi, ormai da tempo, possiamo dire dal 1923, quando assorbì i comuni limitrofi, quello che era il comune di Milano, con i 12 comuni che erano limitrofi, e quindi togliendo il centro amministrativo a Lambrate, a Baggio, a Gorla e a quant'altro. Allora, se l'amministrazione non è adeguata a gestire, noi troviamo non dei vuoti da riempire, ma dei luoghi dove non c'è attenzione. E quindi è esattamente di ieri, dove in una parte della piazza d'armi si è levata una colonna di fumo. Non è l'ultima volta, e ce ne sono state in precedenza. Tutto quello che vediamo sotto lì è lo spedale San Carlo, tra parentesi, credo, no? Sì, l'ospedale San Carlo, infatti, che fa da scudo, da sostegno alla colonna di fumo. Non arriva dall'ospedale. E quindi noi vediamo sulla parte sinistra una fotografia dall'alto, sì, dove quell'area lì dovrebbe essere tecnicamente tutta verde, sì, non ci dovrebbe essere su nemmeno un filo di stringa. E invece c'è un abitato. Si vede benissimo, sì, che c'è. Ecco, un abitato dove poi, siccome non è, non è governato, ed è anche frutto di una, diciamo così, di un non accordo su di chi fosse la competenza del vecchio demanio militare con il comune di Milano. E quindi in questo vuoto, che non è da riempire, perché come vedete si è già riempito, nel momento in cui c'è un vuoto, tra virgolette, della politica e della pubblica amministrazione, qualcuno ci si infila. Ci si infila in questo caso, e il tema della periferia è quello di una disattenzione dove ci sono i problemi come abbiamo visto, ma anche in altre situazioni. Si è parlato nella presentazione che è stata fatta dal Municipio 7 su spinta del Presidente del Municipio 7 da parte di Inter e Milan, ed è stata anche citata la vicenda del parcheggio. Il parcheggio usato per l'Expo, ma costruito per i mondiali del 1990, sì, e mai utilizzato allo scopo, perché era quello di accogliere le auto dei tifosi in maniera tale che si fermassero lì e non arrivassero proprio in casa ai residenti. Questo parcheggio non è mai stato utilizzato per lo scopo, è stato rimesso a posto e sistemato per l'Expo nel 2015, quindi i 6 mesi dal 1 di aprile al 31 di ottobre, e poi dal 1 di novembre è rimasto illuminato, custodito e inutilizzato. Allora, nell'occasione, chi ha presentato la proposta dello stadio ha anche fatto riferimento all'utilizzo di quel parcheggio. Allora, quel parcheggio lì noi lo possiamo utilizzare oggi, domani e anche ieri, non dobbiamo aspettare chissà che razza di cose. È uno degli elementi positivi che abbiamo costruito per lo stadio allora, perché adesso non andiamo a rivangare per quali fossero, però hai un... si dice Milano invaso dalle auto, hai 1500 posti auto inutilizzati, ma anche perché come è organizzata l'amministrazione, chi è che si dovrebbe occupare di questo parcheggio, diciamo,
marginale per gli interessi complessivi, sì, della città, sono 1500 posti auto. Credo l'assessore alla mobilità urbanistica, no? Allora si dovrebbe, dovrebbe occuparsene il municipio. Infatti, ecco, perché quello lì è il territorio del municipio, perché altrimenti se ne deve occupare l'assessore di Palazzo Marino, ma con tutte le cose che ci sono, come fa? Quello rimane uno dei tanti temi e poi l'assessore potrà dire: ma io ho fatto delle cose, ma il problema è che se quelle cose fatte sono rispondenti alle esigenze della città. Io ho un bambino, un figlio, e posso dire: vabbè, gli ho dato da mangiare, bravo, gli hai dato da mangiare, per carità, l'ho anche vestito, perfetto, ma poi l'hai fatto giocare, l'hai fatto studiare, e no, perché non avevo tempo. Non funziona così, non funziona così per un bambino e non funziona così nemmeno per la città. Allora, o cambia l'organizzazione dell'amministrazione comunale, altrimenti le periferie continuano a rimanere periferie, ma proprio perché dimenticate, tralasciate. Ritornando allo stadio San Siro, ne abbiamo parlato anche in qualche volta, perché appunto quell'area lì è anche residenzialmente qualificata, ma anche da tutta una serie di strutture. Abbiamo un monumento interessante, abbiamo l'ippodromo del galoppo, sì, a proposito, no? C'è anche quell'altro ippodromo di cui non se ne parla, no? E nella corte dell'ippodromo del galoppo abbiamo il cavallo di Leonardo, o il grande cavallo, comunque chiamiamolo, sì, come vogliamo. È stato messo lì nel 1999 ed è stato dimenticato per 20 anni, e adesso ce ne si ricorda perché c'è il 500° di Leonardo. Il prossimo anno, allora, ce lo dimenticheremo, funziona, di nuovo. Quindi una cosa positiva che possono vedere anche le decine di migliaia di turisti che vengono a vedere lo stadio, per cui il piazzale dello stadio è anche vissuto, perché c'è gente che passa normalmente senza e guarda lo stadio, lo immortala. Tra le altre cose, una cosa abbastanza interessante, c'è da chiedersi, ho un matrimonio, hanno fatto i tavoli per gli sposi, sì, e allora li hanno messi un pochettino per rappresentare la città. Okay. Un tavolo riportava la fotografia dello stadio San Siro. Ah. No? Allora quello stadio lì, ecco, è qui l'immagine, lo vediamo. Quegli sposi hanno deciso di fare un tributo, tra virgolette, alla nostra, a Milano, dove abitano, no? Dicendo: va bene, richiamiamo tutta una serie di elementi positivi. Quello vedremo se ci sarà. Però il cavallo, una bella idea, mi hai dato. No? Però parlando sempre del cavallo di Leonardo, e lì i tifosi non c'è nemmeno una freccia che lo indichi, no, e non l'ha indicato per 20 anni, no? Quando portato lì voleva essere un momento in cui dice: bene, la periferia si arricchisce di elementi che quindi possono essere utilizzati. Ecco, c'è questa disconnessione. Il problema della periferia è la disconnessione, quindi la piazza d'armi ognuno ci vuol mettere quello che vuole, ma invece è un'area verde, no? Dove noi parliamo di mantenere le aree verdi, parliamo degli scali ferroviari, di mantenere quote di aree verde, dove ci sono le aree verdi ci dobbiamo mettere qualcosa per forza. Vorrei tornare anche a un tema, non voglio prolungare più di tanto ma gli oneri di urbanizzazione. Allora, si sta parlando di Sembra che stanno in piedi grazie a quelli comuni, no? I comuni ormai sembra che stiano in piedi con gli oneri di urbanizzazione, però vediamo un attimino. Io sono una famiglia che guadagna 3.200, non dico quanto, in un anno, bene, e per tutti gli anni. Perché dico 3.200? Perché 3.200 sono i milioni che costituiscono il bilancio del Comune di Milano. Ok. Gli oneri di urbanizzazione che provengono dallo stadio, una tantum, sì, si parla tra i 55 e gli 81 milioni. Okay. Quindi io ho il mio reddito annuo di 3.200, sì, e ho in più 55. Quanto mi cambia questo 55 rispetto a questi 3.200? Probabilmente, se riesco a essere un pelino più oculato nella gestione di questi 3.200, se fossi oculato per il 10%, avrei 320 a disposizione, se fossi per il 5% ne avrei 160 a disposizione, se fossi per l'1,66% avrei 50 a disposizione. Sempre comunque più dello stadio. No. Allora, allora questo è il tema. Poi qualcuno ti può anche dire: guarda, io ti do questi, sono a casa tua e ti do questi 55 per fare che cosa? Per utilizzare il mio balcone. No? E poi magari ti do anche
qualche unità, non facciamo il volume solamente 3200 senza stare a dire euro, perché chiaramente 3200 euro l'anno vuol dire che uno fa la fame, sì, no, chiaramente. E allora uno gli dico: senti un po' una cosa, ho preso il tuo balcone e ci ho messo su anche un pochettino di cose, di fiori, tavolini, ecco, però tieni conto che tutti i giorni a casa tua, no, entreranno delle persone, perché vanno lì, che tu non conosci, non sai chi sono, no? Che verranno lì e che cosa ci faranno, non lo sappiamo, però utilizzano il balcone. Io ti ho dato 55 per utilizzare il balcone, ti do anche uno o due all'anno. Ecco, funziona così la cosa, perché quando si parla di masse di persone, 365 giorni l'anno, è evidente che bisogna partire dall'oggetto. Se non si parte dall'oggetto, si continueranno a tenere tutte le casupole in piazza d'armi, dove ci saranno i fuochi, perché è incontrollata la situazione, e anche la buona volontà e anche la professionalità di persone. Anni addietro facemmo un'indagine sul territorio e riscontrammo l'allora vigile urbano, non era ancora polizia locale, sì, che andava a vedere la discarica proprio lì dove, nella piazza d'armi, dove si è elevato la colonna di fumo ieri, e andava a vedere tutta una serie di detriti, tra cui Ethernet, quindi tenuto conto che lì c'è anche un campo sportivo della Vercellese, e io la segnalazione la faccio, però poi non so che fine faccia. Allora, anche la buona volontà, la professionalità di chi lavora in comune, per come è organizzato il comune, si perde. Giuliana, infatti, prego. Tornando indietro, prima, sì, quando mi sono arrabbiata sul fatto che siano le squadre a imporre, sì, dove vogliono farlo, io leggevo l'altro giorno un articolo che si rifaceva a uno scritto di Giovanni Sartori, che diceva che purtroppo molto spesso quella che è la democrazia si è completamente, ha cambiato completamente opinione, impostazione, perché la democrazia vuol dire una partecipazione del popolo, no? Dice adesso purtroppo anche queste, anche per esempio nel governo di Milano, che cosa è successo? Che loro fanno e disfano tutto quanto, insomma, perché noi non abbiamo, i cittadini vengono a conoscere le decisioni che sono state prese su certe aree, a cose fatte, quando non abbiamo assolutamente più la possibilità, o abbiamo molto difficilmente la possibilità di intervenire. Io ho visto, sono spesso all'estero, insomma, ma in Germania, in Olanda per esempio, quando un'area viene libera, si informa la cittadinanza che quell'area è libera o sarà libera per un certo periodo di tempo, se i cittadini hanno delle proposte da fare, perché potrebbero avere dell'interesse a metterci qualche cosa per un anno, per due anni, insomma il tempo che questa. Qui fanno tutto quanto, tutte le modifiche, le decisioni, e poi ci mettono davanti al fatto compiuto, e questa è una cosa vergognosa veramente, perché parliamo di Maran, che ha fatto un sacco di idee, ma cioè, ha fatto un sacco di progetti, ma noi siamo venuti a conoscere questi progetti quando ormai erano fatti, quando non potevamo portare, cioè, dice, un nostro contributo. Quindi, sia buono un nuovo progetto, certo, ma almeno poter dire qualche cosa, anche perché di solito i soldi ce li mettiamo noi, a meno che siano delle società private che ci guadagnano abbondantemente. E quindi forse ancora maggior ragione, forse noi dovremmo dire la nostra, visto che fanno con il nostro balcone, certo, come diceva prima Walter. Cosa, come gruppo Verde San Siro, quali saranno i vostri prossimi passi a questo punto? Beh, adesso dobbiamo coordinarci i prossimi giorni, ci vedremo un po', per, non tanto per fare un'assemblea, ma qualcosa di un po' più ristretto, per tirare insieme un po' le idee, perché non siamo tutti quanti con le stesse idee, insomma, si tratta di vedere, di conciliare, di accettare, metterci a confronto gli uni con gli altri e vedere poi se è eventualmente il caso di ricorrere a vie legali, perché non è possibile, non possiamo farci fare un abuso di questo genere, insomma una violenza veramente forte. Valdo, siamo in chiusura oggi. In chiusura, diciamo che andiamo sulla scuola di periferia. Perfetto. A scuola di periferie abbiamo sostanzialmente due filoni di appuntamenti. Il primo, che per tre mercoledì consecutivi, a partire da mercoledì 30 ottobre e poi successivi 6 e 13 novembre, si articolerà l'undicesima convenzione delle periferie. Il primo appuntamento
che si terrà nella zona di Turro, le università abitano la città, perché noi abbiamo un patrimonio enorme che sono le università, per come le conosciamo da lontano, ma sono un patrimonio vivo, e vivo per esempio anche con gli 80.000 studenti fuori sede che vengono a abitare a Milano, e quindi possono essere dei protagonisti della nostra città, aiutare tutto quell'ambiente che c'è sul territorio. Abbiamo altri due appuntamenti, un'altra iniziativa che è Periferia Alta, dove la logica è quella di valorizzare, a partire anche dei beni artistici, architettonici, che non conosciamo noi milanesi, ma costruire un percorso che valorizzi tutti gli oltre 100 antichi borghi e nuovi quartieri della periferia milanese. Spesso sentiamo di qualche borgo che in una maniera riesce a caratterizzarsi, pensiamo all'Ortica con la street art, per cui è diventato anche un centro di attenzione, questo è positivo, ma il tema è che invece ci sono altri 100 quartieri che potrebbero avere una opportunità, magari piccola, cose da vedere, ma soprattutto dare la possibilità ai cittadini, a noi milanesi, di conoscere la nostra Milano, oltre che avere anche dei risvolti turistici. Qui ci sono due appuntamenti, appunto, che sono i due martedì, il 22, martedì 22 ottobre e poi martedì 5 novembre al negozio civico Chiama Milano. Però diciamo che nei prossimi giorni sarà aggiornato il sito periferiamilano.com. Parlando di siti e comunicazioni, Giuliana, dove possiamo trovare le informazioni sull'associazione Gruppo Verde San Siro? Avete una pagina Facebook dove possiamo... No, non abbiamo una pagina Facebook, dobbiamo organizzarci in questo senso, insomma, perché diciamo che una cosa così grossa come questa non l'abbiamo mai avuta. A suo tempo c'era stata la metropolitana, quando volevano fare la metropolitana ferro su ferro lungo la via il Palasport, il Palasport, sì, quello di Aldo Rossi, no ma soprattutto la ferro su ferro su via De Sie, via Aral, via De Sie e tutto quanto, e lì ci siamo ribellati e siamo riusciti a non farla fare, insomma. Ma quella è stata una delle tante belle cose. Però ultimamente speravamo di non aver bisogno di mezzi di comunicazione, e invece sì, purtroppo. Quindi vi seguiremo da vicino, così, per dire tutti l'evoluzione della tematica, quindi cerchiamo di capire appunto meglio da che parte poi si andrà e la situazione, certo, come si evolverà. Grazie, certo, mille davvero. Grazie. Giuliana Filippazzi, associazione Gruppo Verde San Siro, grazie mille Walter Cherubini, consulta per Periferia Milano. Noi ci rivediamo martedì prossimo, Walter, con un'altra storia delle tue, che ogni volta ci porti succulenti ospiti e interessanti situazioni. Storie della città, sì. No? E sono realtà cittadine, perché come anche nell'incontro che c'è stato in Municipio 7 con Milano e Inter hanno dovuto rilevare che per tutta la serie di interventi erano qualificati, erano accettati, sì, conoscenze. Cioè, noi abbiamo nella nostra città una serie di ricchezze, e si tratta un attimino anche di organizzarle in processi di progettazione partecipata, in maniera tale che le cose si possono anche fare tranquillamente, se ne fanno tantissime a Milano, ma si facciano non mettendo il carro davanti ai buoi, esatto, ma con tutti quanti che cercano di capire quali sono le cose e anche di dare un giudizio. Perfetto, grazie mille davvero ai nostri ospiti di oggi. Grazie anche a voi che ci avete seguito da casa. Torniamo come sempre domani alle 12.30, sempre qui in diretta su Milano All News, con una puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.